Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati ad un altro episodio di Rock of Ages. Siamo a Digione, come vedete ho già provato a farlo in un test, però ho purtroppo perso il salvataggio, quindi riproviamo questo schema nella città della Senape. Andiamo un po' contro chi siamo. C'è una terza chiave, tra l'altro, che ho visto dov'è, però non l'ho ancora presa. E siamo contro Bacco. Om nom nom nom. Si mangia tutti. Ok, vediamo anche cosa ci capita tra i vari potenziamenti, soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo di piazzare subito le nostre super miniere. Le piazziamo magari una qua dietro, una qua sotto, una qua in parte, una qua e una qua, abbastanza defilate, speriamo bene. E come vedete c'è una zona centrale che è questa, dove c'è questo Eolo, che ho già in mente un piano. Potrei fare molto molto male. Accumuliamo un po' di soldi. E ho bisogno di prendere anche la... dovremmo usare questo tipo di sfera, che vedremo però tra poco, nel prossimo giro, perché la chiave è lì sopra, che non sono riuscito a prenderla, ma quasi. Una chiave è lì, la terza, per la precisione. Mentre le altre due, che sono quelle che ho già preso... Intanto distruggiamo questo. Ok. Una chiave è qua. Dietro qui. Casco, casco. E anche una palla infuocata lui, che mi farà malissimo adesso. Un sacco di salti. Fortuna è caduto fuori. E l'ultima chiave è qua sulla sinistra, in mezzo alle fronde di quest'albero qua a sinistra. Andiamo di... dai che ci spostiamo, perfetto. Dai che ci siamo, abbiamo anche un bel po' di velocità, vai! Bam! Di rimbalzo. Ok, allora, segnalatori, mettiamo un segnalatore, 2 e 3, giusto per sicurezza, per stare belli, belli precisi. Facciamo un po' di mastodonti buttati qua, nella mischia. E mettiamo una serie di catapulte infinita qua, di quelle semplici. Così possiamo proteggerci per un po'. Bisogna di arrivare a 900 soldi, però mi sa che per adesso non ce la faccio. Quindi aspettiamo il prossimo giro e via. Ah, non ho saltato. Vabbè. Riproviamoci. Devo ricordarmi di prendere le ali nell'ultimo pezzo, perché sono molto importanti. Forza, forza, forza. Bam! Salta. Grazie Eolo per la spinta. E come vedete lui è volato fuori dallo schermo, come me, però lui di più. È ancora nella zona delle catapulte, eh? Aia, che male questo. Andiamo di muoverci un pochino più avanti. Di qua. Salta. È finito fuori un'altra volta. Attenzione a questo. Au, malissimo.
Poteva esplodere tutto, però. Quindi vantaggio e svantaggio assieme. E bam! Ok, adesso dobbiamo fargli tanto tanto male. E intanto lui è proprio là delle catapulte ed è appena riuscito a scavalcarle. Quindi per il prossimo giro vediamo di riempirne ancora. Devo ricordarmi di arrivare almeno a 900. Dov'è lui? È a questa altezza qua? Vediamo se riesco a colpirlo. Tentiamo. Ok, usiamo le ali e vediamo di giocarcela bene, perché la chiave è là sopra. Quindi forza, teniamo la rincorsa. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo la terza chiave. Io sono all'ultima vita, quindi devo stare molto attento, perché probabilmente la prossima volta che mi tocca mi uccide. Quindi, ah, resta su. Ok, di qua. Vediamo di fare in fretta. Forza, forza, forza. No, mi ha beccato al volo. Forza, ragazzi. Frena. Dai, 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 corri! Ah, non basta. Non basta, non basta, non basta. Quindi devo cercare di fermarlo in qualche maniera. Dov'è lui? Ok, è prima di qua. E mettiamo altri mammut. Dove sei? Ok, è ancora là. Attaccatelo, attaccatelo! Oh, bene che lo attaccano. Dai, dovete distruggerlo anche. Forza! Ah, è volato troppo avanti. Maledizione! Distruggetelo! Corri! Corri, corri, corri! Ah, aiuto! Più veloce, più veloce, più veloce! Uff, mi sono salvato! Fortuna non mi ha fatto così tanto male e adesso tocca a me. Alla velocità della luce. Vai! Whee! Ciao ciao Bacco! Questa volta accelerai all'inferno! E con questo è tutto, ci vediamo quindi al prossimo episodio di Rock of Ages. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave!